Shavuot Tov a tutti. Cose sono un po' difficili oggi perché avevo scritto 21, invece doveva essere 21 e 30 come sempre, ma ho visto adesso che ho fatto uno sbaglio, allora non voglio farvi aspettare. E spero che avete fatto un bellissimo Shabbat. E iniziamo adesso se siete pronti. La parasha Re'eh. Re'eh vuol dire guardare, vedi. Vedi di fuori e vedi da dentro. Voglio iniziare con delle osservazioni importanti perché penso che noi abbiamo delle idee, delle cose che veramente non sono esattamente come devono essere. Fa freddo, attendi un attimo, devo chiudere. Devo chiudere perché ho una febbre da 2 giorni, non tanto alto, ma sto sudando moltissimo. Allora devo stare un po' attento con il vento. Qui a Reggio abbiamo tanto vento e sempre. Allora, noi iniziamo con le parole guardi. Oggi ti sto dando una benedizione. È una maledizione. Che cosa vuol dire? Che cosa Torah chiede da noi? E Rebbe nella Sicha di Shabbat Parashare e del 57-43 dice così, parlando in un modo molto aperto, una persona che osserva i precetti dell'ebraismo può entrare in tre categorie diverse. La prima categoria è obbedienza, senza tanto pensare, senza pensare al grande addio, ma fare le cose, osservare le cose e non ispirato, non un grande pensiero che cosa vuol dire Torah, che cosa vuol dire obbedienza a Hashem, che cosa dopo succederà perché tu stai facendo quello che stai facendo. Questo è allora osservanza ma senza pensiero. La seconda cosa è il secondo livello di osservanza. È di avere un apprezzamento intellettuale, che vuol dire che hai non solo l'osservanza dei precetti della Torah perché tu hai rispetto per il Kadosh Baruch Hu, per Dio,
ma hai anche un apprezzamento intellettuale per l'importanza di osservare le mitzvot e questa persona che sta a questo livello capisce che c'è un ricompenso per osservare le mitzvot. Ma questa persona, dicerebbe, non è ancora arrivato alla perfezione perché una condizione intellettuale solo è importante, è molto potente, ma c'è ancora tanto per esplorare diverse strade per avere una forza veramente di credere, di creenza, di quello che stai facendo, il perché lo stai facendo. È quello che alla fine Dio va a il discorso ricompensare è la parola giusta, ma si deve anche prendere l'opposto, perché c'è il bene, e questo è il ricompenso per il bene, ma c'è anche la maledizione. Allora, il livello più alto della osservanza del mitzvot e visione. Questa è la parola re'eh, che è una visione che a questo punto non solo apprezzi i precetti della Torah, lo vedi. Vedi la necessità, i risultati positivi perché tu osservi le mitzvot? Come un oggetto fisico con i tuoi occhi. Allora, come posso spiegare questa cosa? Tu dai una mitzvah, tu dai un... Oh, bene. Quando io ho fatto compleanno, ho chiesto per le persone di donare a un'organizzazione che io stimo moltissimo. E ho detto nella mia spiegazione che se ogni persona che guarda e ascolta le mie lezioni da solo 1 euro. Allora, no, noi arriviamo con facilità a quello che io ho fatto, il goal di quello che volevo per il mio compleanno. Ed era molto, molto interessante per vedere che veramente c'erano 3 o 4 o 5 persone in totale che hanno donato a questo fundraiser, a questa donazione che volevo fare. Ed è questo. Perché non solo stai tu vedendo e apprezzando la mitzvah e facendo parte della mitzvah, ma alla fine tu vedi anche un grande ricompenso. Questo ricompenso è il lavoro che fa questa organizzazione
che aiuta alle persone di ritornare all'ebraismo, a persone che non sono ebrei, che vogliono convertirsi. In altre parole, è un'organizzazione molto, molto, molto importante. Ma quando si dà tzedakah a un'organizzazione come quella o qualsiasi cosa, tu non solo hai la soddisfazione che hai fatto qualche cosa e hai donato, ma tu sai benissimo che Hashem vede tutto e ti va a ricompensare mille volte. E questo è scritto e così sarà. E questo dice è il terzo livello che la nostra parasha fa, il comando che dal punto di vista spirituale ogni ebreo può avere il potere di sapere che cosa vuol dire. Guardi, io ti sto dando oggi la benedizione e la maledizione. Guardate, essere un ebreo non è una cosa facile. E non per un momento voglio dire che ebrei che sono lontani possono cicciac pensare: ah, ok, adesso faccio tutto e sta bene. Non è così. Anche se tu vuoi iniziare piano, 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 Hashem accetta. Nella parasha, dall'inizio della parasha, lui dice: la benedizione sarà dato perché tu ascolti i comandamenti di Dio. Quello che lui, io come Mosè, perché siamo nel quinto libro della Torah ed è tutto quello che è stato nelle primi quattro, adesso Mosè ci dà il discorso così il popolo può veramente capire quello che è successo. E allora quello che io comando oggi è: la maledizione verrà. Non dice la Torah, non dice magari. La Torah dice: e la maledizione verrà se tu non ascolti i comandamenti che Dio, il tuo Dio, ti dà. E tu vai via dalla strada che io ti sto comandando oggi a seguire Dio, perché se tu vai via seguendo altri dei che tu non conosci, quello che succederà quando Dio ti porterà nel paese dove tu vai a venire è quello che tu vai a prendere nelle tue mani il posto che Dio ti va a dare. Quando persone fanno la preghiera della benedizione,
loro devono agguardare al monte Gerizim. E quando loro fanno la maledizione, devono voltare la faccia al monte Aival. Quelli montagni, andate a vedere e trovate nell'altra parte del Giordano, nel ovest, dove tramonta il sole nel paese dei Cananiti, che sono nel posto dove c'è Gilgal vicino a Shrem. In altre parole, noi non sappiamo ancora dove sono questi posti perché non siamo ancora nel paese. Ma Mosè dice già, sta preparando il popolo già per il lavoro che noi dobbiamo fare quando noi entriamo nel possesso del paese. Allora, qui c'è una parte di una lettera che il Rebbe ha scritto, che io trovava molto, molto, molto interessante. Perché noi parliamo sempre, ma se noi facciamo tutto, facciamo kasher e facciamo Shabbat e facciamo le feste e mangiamo matzah e facciamo veramente, cerchiamo di fare tutto, ma allora perché abbiamo così tanti problemi, perché abbiamo malattie e abbiamo guerre e abbiamo olocausti e abbiamo tutto questo. Allora, Rebbe dice, le difficoltà sono tutti prove della vita. E quello vuol dire che noi dobbiamo arrivare al più grande oggettivo, e quello è che l'anima arriva al livello spirituale che aveva già prima che è venuto a entrare nel nostro corpo. Noi parliamo nella preghiera della mattina, l'anima che tu mi hai dato è pura. La ragione per la vita, della vita, è per l'anima di ritornare alla purezza originale e non solo questo, ma essere trascendente di questo. Perché un'ora, ascoltate bene, un'ora di teshuva, di repetenza e buone azioni in questo mondo, vale di più di una vita del mondo spirituale che va a venire. Allora, quello è da capire. Allora, dicerebbe, allora, noi vediamo che le prove, le tragedie, le difficoltà sono attualmente cose che ci portano molto più vicino
quello che è la nostra raison d'être, la ragione per la nostra vita, e fanno parte del sistema divino per dare a noi la possibilità che siamo mortali a arrivare al livello di una altezza, di un superiore che fa a noi e che dà a noi la possibilità del nostro avoida, che è il lavoro pratico che noi dobbiamo fare per Dio e tutto quello che abbiamo dentro per arrivare a questo punto. Per questo motivo, noi dobbiamo capire che le difficoltà e le cose difficili che noi abbiamo nella vita e anche le cose male, anche le cose che noi non vinciamo, anche le cose che ci sembrano che abbiamo veramente, veramente non fatto una cosa buona, ma quelli sono da sopravvivere con una grande gioia di essere i figli di Hashem, perché noi abbiamo ricevuto la sua promessa che dice tutto il popolo nostro sono tutti non solo buoni, ma sono giusti. Allora, anche se una persona è lontana e non ha fatto niente per tanti anni, e non si è mosso e non gli ha proprio interessato nulla. A un certo punto nella sua vita, lui può dire: devo guardare perché Hashem ci ha dato la benedizione e la maledizione. Allora, in tutte le cose noi sentiamo le maledizioni e le benedizioni, ma molto, molto più chiaro. Quello è solo un piccolo accenno di quello che verrà. Ci sono delle cose che ovviamente si può fare solo in Israele, solo nel Tempio, solo quando noi attualmente viviamo lì, ma ci sono 249, penso, di quelli che noi dobbiamo fare fuori. L'altro giorno ho detto, non lo so se avevo parlato in italiano o in inglese, che ci sono 613 comandamenti. Vivere in Israele, attualmente nella terra di Israele, è solo un comandamento. Ci sono 612 altri che devono essere guardati. Quelli che non possiamo fare perché hanno da fare con il tempio è una cosa, ma ci sono tanti che noi possiamo fare e vivere ogni giorno che siamo nella Galut, che siamo nella diaspora, che siamo fuori di Israele.
Qui abbiamo il discorso di mangiare. E qui ci sono, dentro questa parasha, ci sono, e se voi lo leggete, per questo motivo io do la parasha ogni settimana che voi potete non solo seguire, ma sapere quello che è scritto, perché ovviamente per noi è impossibile di fare tutto. Allora, quando una persona ebrea mangiare, qualsiasi mangiare, viene incorporato nel corpo e il mangiare diventa elevato da il suo stato priore, il suo stato prima di essere mangiato, sia animale, vegetale o minerale, e viene elevato alla sacralità dell'ebreo. Nel caso di carne, che è un materiale di lusso e costoso, questa elevazione spirituale è più difficile. Allora, per aiutare ci vuole la shechita e il ammazzare del animale e la preparazione della carne kashar, deve essere così. Allora, perché Dio vuole questo? Perché questo è scritto nella Torah? Perché non posso andare in un negozio e comprare quello che voglio? Perché devo pensare a far arrivare la carne kasher, che tutto è a posto, che io so chi è il macellaio, e pagare tanti soldi per farlo venire da Roma a Reggio Calabria, di fare un grande ordine perché non vale la pena di. Ci sono tantissime cose che noi pensiamo, ma perché mi devo mettere in questa situazione quando la vita può essere molto più facile? Entro in supermercato, compro quello che voglio e basta. E questo è la differenza che abbiamo parlato prima. Che anche se tu fai tante cose, che magari fai le mitzvot e dai la tzedakah, ma lo fai con un apprezzamento intellettuale. Allora, quello è solo un livello basso. E quando lo fai con la sapienza, con la conoscenza, con il voler fare le cose, ma come si deve fare, allora quello è un altro livello. Non è un livello, ok, io faccio bla bla bla, come faccio le preghiere, ok? L'altro giorno avevo la grande gioia di essere con amici di Venezia, che sono convertiti. Ed era per me così enorme, sapendo
che io posso mangiare a casa di loro, ma senza neanche pensare, magari sì, magari no, ma saper essere sicuro che qui non entrerà mai una cosa non kosher, che il mangiare è come è fatto e le pentole, tutto è fatto giusto, fino che io non mi devo preoccupare. E per me questo è un livello molto, molto, molto alto, che può arrivare solo un Baal Tshuva, uno che sta facendo Teshuva, che non è nato un giusto, ma l'Alter Rebbe nella Tanya parla di quello che è un Benoni. Un Benoni è, lui ha già fatto tutta quell'altra vita e lui ha deciso di fare e di essere un Baal Tshuva, quello che è veramente un personaggio che fa Teshuva. Quel livello per me, anche per me, è un livello di grande, grande, grande difficoltà, perché quando tu hai fatto una vita diversa e adesso hai deciso di diventare un Baal Teshuva, di fare Teshuva, di ritornare, regressare a quello che è Torah e Mitzvot, allora a questo punto il tuo avoida, il tuo lavoro per Hashem, si chiama Avodat Hashem, il lavoro per Hashem, è il livello dove c'è la possibilità di ogni giorno arrivare a un altro grado di spiritualità, di vicinanza alla Neshama, all'anima, che come abbiamo detto prima, è quella che è stata originale, che è venuto giù di essere dentro di noi, e adesso in questa vita stiamo cercando di trascendere, di arrivare ancora più in su e pulirla, farla pronto per ritrovare il suo posto vicino a Hashem. Si deve essere forte. Perché la Torah dice: stai attento di non essere interessato, trascinato, mosso nelle vie di loro. E allora, qui voglio veramente, veramente fermare e dire quello che dice Rebbe. Noi ci troviamo in una minorità, ovunque noi viviamo nel mondo, ed è
Ovvio che noi stiamo in tanti posti. E allora i genitori hanno la nozione non giusta di mettere i loro bambini per non dargli difficoltà nelle scuole e in una vita che è adattabile a quello che è il mondo normale, mettiamolo così. Di dimenticare la via dell'ebraismo e quello che è la nostra via di vita. Quando io sono cresciuta in Germania, in una città che voi conoscete tutti, che si chiama Nürnberg. E sono acqua. Non c'erano tanti ebrei, lo so, ovviamente i miei genitori sono sopravvissuti al campo concentramento e il mio papà era un grande, grande, grande filantropo, ma la nostra vita dal punto di vista ebraismo allora era completamente è totalmente religiosa. Questo vuol dire io sono cresciuta in Germania, l'unica bambina ebrea in una scuola protestante, non andava in scuola Shabbat, ho preso le botte e tanti dalle mie amiche di scuola e ho studiato Torah con un maestro che il mio papà ha fatto venire da Israele perché io volevo studiare da quando ero piccola. E lui non si sentiva all'altezza di insegnarmi, allora mi ha portato un maschile di Israele. Un paio di anni fa sono venuti le mie amiche ebree che siamo cresciuti insieme a Tiberiade e mi hanno detto: "Senti, noi siamo ancora molto, molto arrabbiati con te perché per te e per i tuoi studi e perché tu volevi studiare. Allora anche noi abbiamo dovuto fare delle lezioni con il maschile e invece di fare delle altre cose dovevamo essere lì perché i nostri genitori hanno dovuto pagare perché solo per me lui non va a venire, allora tutti i genitori hanno pagato che anche i ragazzi hanno studiato. E allora per me il discorso di Torah non è una cosa nuova. Io sono cresciuta con Kashrut, io sono cresciuta in una casa ma tradizionale polacca, ashkenazita, con un papà che faceva tefillin e talit ogni giorno della sua vita, ok? Allora, per me la visione della mia vita è il mio papà nella finestra, di fronte alla finestra, pregando, coperto dal talit,
con i tefilin e io andando in scuola, guardando il mio papà ogni giorno. E questa era Germania. Quando siamo venuti in America, parlando di questa cosa che diceva Erebe, la vita si è cambiata totalmente. Perché? Io ero in scuola. Doveva essere e diventare diverso. Mi hanno preso e mi ha tagliato i capelli. Oh, Dio, c'è da scrivere un romanzo della americanizzazione di Miriam, ok? E io volevo essere come tutti, ovviamente. Il mio papà, il negozio era aperto. Shabbat, venerdì sera non era più venerdì sera, adesso si iniziava molto tardi, lui è venuto, era stanco, ta ta ta. Tutto si è cambiato per il discorso di adottarci a quello che è il posto. E con questo io, come tutto in famiglia, si è cambiato. Si faceva Pesach, il negozio era chiuso Rosh Hashanah Yom Kippur, ma basta. Il papà faceva sempre tefillin e talit ogni giorno, quello non cambiava mai, ma Shabbat non si andava con il papà in sinagoga e il mio papà mi ha preso sotto il talit e io ascoltavo le preghiere con gli uomini e sentivo l'energia della preghiera di mio papà. Questa era la mia, il fondamento della mia vita. In America questo non c'era più. E la mia vita si è cambiato completamente, ma completamente, fino al momento che è morta la mia figlia, Alessandra. Fino a questo momento io volevo, e quello che era la mia vita, voleva essere come tutti gli altri. Volevo dimenticare chi sono, di dove vengo e che cosa sono le mie radici. La mia storia non è una storia qualsiasi, ma lo è. Perché è la storia di tanti, tanti, tanti ragazzi, ok, anche in America, anche in tanti paesi in Israele, che vengono da famiglie molto ortodosse e dopo cambiano strada. E allora il cambiano strada diventa un discorso molto importante perché anche Hashem cambia strada. Anche Hashem vede e osserva quello che tu stai facendo e per questo motivo lui ti dice: ci sono le benedizioni e
e ci sono le maledizioni. Credimi, credimi. E questo è dal profondo della mia anima che io vi dico. La sofferenza di non seguire e il prezzo di non seguire. Enorme. Ascoltare Torah, fare le cose come dice Torah, non è possibile. No, non voglio che voi pensate che niente. Non è possibile per un essere umano, e Dio sa questo, di osservare a 100.000% tutto quello che è scritto nella Torah. Mosè non era capace di farlo. Arrone non era capace di farlo. Ma non è questo il discorso. Il discorso è che Hashem ci dà un potenziale, e questo potenziale è quello che noi dobbiamo superare. Ok, io ero a letto tutta la giornata. Stavo malissimo. Ha detto: non posso, devo cancellare, non posso. Shabbat è uscito alle 8:45. E ho detto: ma guardati, non stai bene. Come vai a fare di fronte alle persone? Che figura vai a fare di fronte alle persone? La verità, Hashem ci dà la forza per fare tutto quello che noi vogliamo fare nella verità del nostro essere. Lui dice: stai attento a osservare tutto quello che io ti sto comandando, non importa se tu lo guardi e pensi che non è importante, è triviale. Non devi aggiungere niente e non devi prendere via niente, né una virgola, né un punto, né una lettera, niente. La Torah deve essere e deve rimanere intatto esattamente. Ed è quello, è solo quello, solo quello che ha dato al nostro popolo la forza di sopravvivere. E qui c'è il discorso. Dio ti sta provando per vedere se tu infatti ami Dio. Quanto più forte la credenza in Dio di una persona, e quanto più quello rimane sotto le circostanze avverse, tu vedrai e ti verrà chiaro
che tutto quello che sta succedendo è una prova. Ma questa creenza non deve solo essere bla bla bla, ma deve essere con intenzione piena. Ci sono ebrei che sono nati con la capacità naturale e possono vedere e possono arrivare alle opportunità più grandi per sopravvivere delle prove più grandi. Ma ci sono altri che non hanno questa grande capacità. E allora quelle cose che Hashem gli dà per vedere e per provarli sono molto meno di un'altra persona. Ma quando tu vedi, e tutto è fatto, la decisione di Hashem è che nessuna persona viene dato più o meno di quello che lui può digerire, mettiamolo così. E Rebbe dice: se tu hai grandi, grandi, grandi prove, quello in se stesso è la certezza che tu hai una grande capacità per scavalcarli, per superarli. Se qualcuno pensa che hanno paura di queste prove, deve essere sicuro che Hashem va a darti delle tentazioni e va a mostrarti le varie vie, la tua anima animale e la tua anima sacra vanno a avere sempre una guerra tra di loro, ma quella che alla fine va a vincere sarà la prova della tua vita. E quando tu hai fatto delle cose difficile dire questo, ma è la verità. Quando la tua coppa, mettiamolo così, è finita, è l'ultima goccia, fa l'acqua scende o il vino scende dalla coppa. E allora in questo momento tu muori. La coppa è piena. La coppa può anche essere piena con delle cose che Hashem vuole dare a te e dopo hai finito il tuo cammino. Perché muore un bebè? Perché muore un giovane? Perché
è morta la mia figlia. Ed è difficile di capire, ed è difficile di accettare, ed è difficile di vivere con questa sapienza. Ma la verità è che la coppa è quello che avevano da fare, è quello che era il compito di questa anima, è quella che era la visione di questa anima. Ha finito il viaggio. La settimana scorsa è morto un grandissimo, grandissimo tzaddik della nostra generazione, allo Shalom, Adin Steinzeit. Una capacità, pensando, ok, pensando che lui ha fatto delle cose non giuste nella sua vita, non esiste, ok? Il nostro pensare. Dall'altra parte, quello che pensiamo noi e quello che pensa Hashem sono altre cose. Ma noi dobbiamo emulare e pensare di veramente fare tutto quello che non è una cosa che ci può fare arrivare agli idoli. Perché idoli. E quando leggete, c'è un capitolo incredibilmente importante, il numero 13, 13. Dopo che tu hai letto questo, la terza persona. Quando tu hai letto questo, tu capisci che cosa vuol dire idoli. E dopo il numero 14 è quello che è la sacralità di un ebreo. Tu sei sacro. Se fai o non fai, tu sei ebreo, tu sei sacro. Tu sei convertito, tu hai un'anima ebrea, tu sei sacra. Ok. E allora, sia che Dio ha scelto a te di essere parte del suo popolo scelto, di tutte le nazioni del mondo, allora questo vuol dire tu sei sacro. Tu non devi mangiare abominazioni. E dopo ti dà una lista di abominazioni. Leggetela, è importantissimo. E non è così tanto difficile a essere sacro. E di fare le cose come chiede Hashem. Perché se tu vuoi farlo, tu troverai un modo di farlo. E se tu vuoi, tra virgolette, seguire Torah, tu trovi la possibilità di farlo e di aderire come si deve. Ma se tu non vuoi,
Il potere di Dio ovviamente non è abbastanza grande per farti vedere la verità. E con questo non voglio più entrare in questa conversazione perché è molto, 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 molto difficile. Non voglio fare male a nessuno, ovviamente, quello è ovvio. Ma una cosa che voglio dire è: noi tutti abbiamo la possibilità, anche se non siamo ricchi, anche se non siamo miliardari, anche se noi possiamo solo dare poco, l'importanza non è quanto, l'importanza è come, l'importanza è quale è la tua intenzione nel dare. La tua spiritualità, la tua anima spirituale si mostra quando tu fai una decisione di donare. Donare è un comandamento nella Torah. E donare vuol dire ricevere. Perché se tu pensi, oh, abbiamo parlato la settimana scorsa, che tutto quello che tu hai è il tuo, dimentichi. Perché tu sei venuto con niente e tu vai via con niente. Tutto quello che c'è, in un attimo non c'è più. Allora non è meglio di usare quello che hai e condividere. E quello non è solo un discorso di soldi, eh? Quello è anche il discorso del lavoro che facciamo noi e come facciamo il lavoro e se siamo pronti a donare questo lavoro con tutto il cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra integrità. E quando facciamo questo, allora, Hashem è felice. E quando Hashem è felice, si parla di regali. E regali che Hashem ci dà, ovviamente, sono la gioia delle nostre festività, i comandamenti che lui ci dà per Pesach, per Shavuot, per Sukkot, come ci dobbiamo comportare per Rosh Hashanah e Yom Kippur. Adesso stiamo entrando nel mese di Elul, il re e nel campo. Re nel campo. Io amo il mese di Elul. La prima volta che sono venuta in Calabria, 4 anni fa, era il mese di Elul. E la cosa più importante che volevo fare, voleva andare a Santa Maria del Cedro
entrare nel campo dei cedri, dove Moshe Rabbeinu ha mandato un angelo di portare a lui il cedro per Sukkot. E io volevo andare in quel campo per pregare. E l'ho fatto. Ed è ovvio che Hashem ha ascoltato la mia preghiera. Io veramente vorrei che voi guardate questa parasha come ovviamente tutti gli altri, perché è importantissima. C'è dentro un sacco di cose che voi dovete sapere e penso che dal punto di vista animali e dal punto di vista kashrut andate a prendere una bella visione delle cose che abbiamo. E Bezrat Hashem, noi ci vediamo la settimana prossima. Io veramente voglio andare via per una decina di giorni a Bova Marina, essere vicino i mosaici della sinagoga di Bova Marina e spero che la prossima settimana, Mozzei Shabbat, come sempre, farò la mia live da lì. Allora io vi auguro una buona notte, una buona settimana, Shavua Tov e Bezrat Hashem. Hashem vi guida in tutte le sue vie. Salute.